E lo boosting al contrario meno 60 le più ignore. Meno 60 le più ignora. Mettere la firma. Mamma che team, ragazzi. Indeli top press di attack, timo mid. Che ignoranza. Cioè, secondo voi come potrebbe. Chat, secondo voi come potrebbe mai iniziare un fight con questo team? Come potrebbe iniziare un fight con questo team? Col team nemico già avrei qualche idea, col nostro non lo so. Nidalee tira una lancia, ingaggia, no CC muore, Xin Zhao la segue a rotta, io tiro i funghi. Mamma mia. Io penso che con 20 kill di vantaggio perderemo comunque i fight 5v5 questa partita. Fa veramente schifo il nostro team. Fa veramente, veramente schifo. Oltretutto, Timo è stato buffato, se non sbaglio, una delle ultime patch. Dico bene, ragazzi. Nelle ultime tre patch. Ma poi buffato a cosa? La Moving Speed? Non mi ricordo. Perché non gli avevo dato tanto peso. Hanno buffato la W, ok. Quanta Moving Speed gli è andato, che voi se lo sapete. Mamma che ti. Mamma sì! Nidalee AD come in Season 5. Bellissimo. We want him with, right? Edox 2009 mitico CIRD X400. Edox, grazie dei bits, caro. Grazie mille dei bits. Gentilissimi, comprerò un gelato, una bibita quando sarò al mare. La Moving Speed è sempre la stessa, il CD che hanno buffato. Ok. Prima dice che fa le call e poi chiede. Ah, beh, cioè, ripeto, per chi è entrato adesso in live o per chi guarderà l'Uncut, sembra che un game del genere finisca su Uncut, che io con una comp del genere non ho molte aspettative. Lulu è entrata in Champ 6 dicendo che è Smurf dal platino e che se seguiamo le sue call è easy win. E attualmente con quell'account, che non sappiamo ovviamente se è il suo, ha 11 win e 34 lose. Quindi un game tutto da vedere. Sì. Vabbè. Ce ne faremo una ragione, direi. Ce ne faremo una ragione. Tic, tic, tic. Kata sta già chiamando il jungler. Help, help! E dai, giampaci sopra. Che fosse. Ah! Mannaggia. Quella Q maledetta. L'avrei probabilmente killato, dai. Penso morrà lo stesso. Ecco qua. Dark Harvest al pelo proprio. Timo mid, attenzione. L'abominio. Timo l'abominio. Andiamo back subito. E via. Prendiamo questo, ci prendiamo questo e queste. E via. Sì, Traveling Ignite, ragazzi, direi assolutamente. Date jungle is bot side. Yeah, weekend. What about the. Guarda, Lulu è lì che sta comandando, sta dando ordini a tutti. Beh, sta facendo le call, Smurf Platino, ricordiamolo. Smurf Platino. Non avevo mica visto. Mi stavo perdendo queste perle. Grazie, Tafano Kabobo. Ok.
Jesus, non faccio ancora danno. Brava, brava. Quanto è durato sto veleno qua? Boh, vabbè. Cioè, è durato tantissimo. Bel Dark Harvest, male non ci fa. Mamma mia, quante stacche Dark Harvest che prenderemo. Però che mi aiuta a pushare. Sono soddisfatto e andrei back. Vai a gankare top. Bravo. Allora. E via. Che fastidio, Timo full AP. Mamma mia, questo sarà il Timo del one shot. Maxiamo la Q. Ci facciamo il Ludens. Ci facciamo le scarpe, Magic Pen. Ovviamente il Magi, ovviamente il Rabadon, penetrazione e tanti saluti. F1 vince, o vince. E ti piace più il dolce o il salato? Bentornato! Perché il dolce è troppo dolce, grazie anche a Goja. 1, 2, 3, 4. Ok, giusto. Grazie Goja, te 16 mesi. Potrebbe essere al Drake. Scusa, signor Platino. Star Platino. Star Platinum. Non è che puoi mettere una ward lì. Maestro delle call. Ce la metto io. Ce la metto io. Oddio, Miss Fortune mid, è lei. Adesso passerà da qui Miss Fortune, me lo sento. Sarà abbastanza stupida, no, no. Oddio. Perché è diventata Aram all'improvviso? Niente. Vabbè. Cioè, cosa sta succedendo in sto game? Oh, vabbè. Cioè, pushate bot. Miss Fortune è qua a perdere tempo. Questo è un grave problema di questo elo, che la gente non capisce che se il nemico perde tempo e va a gankare fallendo miseramente un'altra lane, tu non sei obbligato a seguirlo. Perché Miss Fortune stanno qua ad autoattaccare i minion, sta soltanto perdendo tempo e splittando l'exp con Kata. Quindi tu cosa devi fare? Devi andare bot a prendere vantaggio, a prendere la torre. Invece cosa fanno qua? Dicono no, devo aiutare perché se la DC nemico è mid, anch'io devo andare in mid assolutamente. Sennò chissà cosa succede. Invece no. Dark Harvest, grazie. Oh yes. Visto, Miss Fortune è qua. Cosa sta facendo? Niente. Ma siccome sta proprio trollando. Sì. Sono abbastanza convinto che stia trollando. Leona è sparita. E qua c'è... Eccolo, vedete. Ma non mi attaccheranno mai. Vai a fare top questo. Almeno ti rendi utile. Eccolo un'altra. Mamma mia. Eccoli il Plat Smurf, ragazzi, parcheggiato nel cespuglio. A fare cosa? Ma vai a fare l'Herald con quell'altro. Mamma mia, ragazzi. Platsmar. Cosa fai? Mi ruba i minion. Vabbè, niente. E questa è la partita, ragazzi. E questo è il game.
Sì. Grazie di questo scudo, Platsmar. Come farei altrimenti? Mamma mia, meno male che c'ho lui. Tuk. Ah, cazzo, Iel. Oh! Mamma mia, il veleno, signori! Quanto ci ho spelato, in quel veleno lì. Katarina è bot, ma quindi bot e ADC hanno swappato. Quanto pare. Forse in modo un po' forzato. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, tigrotti. Oh. Cazzo, sta succedendo in sta partita, ragazzi. È Platin TFT, può essere. Balti con Twitch, grazie del Prime e benvenuto nella Felix Army, carissimo. Ding, ding, ding. That's gotta sting. Ottimo jump. La Nintendo Switch con lo scafo. Grazie David, grazie mille del Prime e benvenuto a Felix Army. Nidalee top con 30 minion, però 1-0. Adesso mi sforzo un'altra top. Tutto regolare, ragazzi. Tutto regolare. Il circo. Il circo è tornato. Alligatore 33. Barca Hamad! Facciano i nomi delle persone a questo elo. Sono sempre così fantasiosi. Buongiorno, signor Fievic. Sarebbe così gentile da regalarmi una kill? Grazie, quello di nome Daniele, ma certo! Qua mi pingano intanto. Vedete? Devo andare a perdere tempo come loro. Perché stare qui a prendere le plate e fare soldi quando posso andare con loro in lane a fare Aram? È molto importante. Molto importante. Perché vedete i nemici quanto stanno prendendo rimanendo parcheggiati in lane con gli altri? Stanno guadagnando veramente un sacco. Non come me che sto qua da solo a prendere un sacco di exp e un sacco di soldi. La kill te la dedico, ma non ho più dei mid laner contro cui giocare, quindi... ci vorrà un po'. Oh. Forse arriva qualcuno. No, ci ha ripensato. Niente, ha preso tutta la T1, altri 2000 passa gold. Yes, sir. 3000 gold, andiamo back. Top è stata scopata. Devo killare ancora. 7 leona. Okay. Bello sto back. Don't chase, oddio. Il platino ha parlato. Andiamo in top. Drago senza priority mid. No, Drago senza mid. Proprio non c'è nessuno più che gioca mid. Per qualche oscuro motivo. Ecco qua. Beh, direi che ha fatto dei bei danni la mia Q, ragazzi, eh. Non so se avete notato. Funny Face 122. È lui. Ah. 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 What? Ancora vivo, c'ha la sua passiva di merda che l'ha rigenerato. Oh bravo, rubameli tutti, bravissimo, grazie.
Beck. Vado già di Rabadon, ma sì, quasi quasi. Quasi quasi sì. Meno male che anche i miei alleati fanno schifo. Meno male che anche loro fanno schifo. Guardate che se togliamo il punteggio 6-0, noi siamo 4-6, vi faccio notare. Hai visto quanto lungo quel grab? Ho notato. Ma Leona, ragazzi, in che lane sta giocando adesso? Io non riesco più a capire. Ogni tanto la spot, ma... Beh, le ward non esistono. Sono in 50 in bot lane. Top è andata, ci sta. Andiamo a one shotarli. È ora del one shot. Dobbiamo prepararci un po' di... Un po' di funghetti qua e là. Oh, ma guarda qui. Tombola. Sì, Miss Fortune sta proprio trollando. Vabbè. Sarà carburante per il mio Magi. Carburante per il mio Magi. Guardate che muoio in speed, Timo. Fantastico. Fantastico. Lulu mi ha pingato aiuto. Bene, vado a farmare. Ah, voleva darmi il farm? È Smurf Platinum, ragazzi. Nulla da dire. Dinanzi a ciò non posso che crederci. Un vero Iron avrebbe rubato tutto il farm a prescindere dal ruolo. Tutto, proprio Minion, attacchiamoli. Muore dai fungo. Cazzo, il trinket rosso no, ma sono tutti Smurf. Ah! L'ultimo sacrificio di Leona! Uè! Beh. Leona si è sacrificata portandomi nella tomba con quello stun, però io ho portato nella tomba anche Katarina, quindi... Uno scambio equo, onesto. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, Tigrotti. Grazie Platto per il Prime. Benvenuto a Verix Army, Platto. Benvenuto. Dai, torniamo in mid. Mo facciamo Rabadon, vedete che danni. Abbiamo anche un Infernal. Attenzione, doppio flash, W. Ah no, però è troppo veloce. Sto perdendo, non la prenderei mai. Però ho deciso di girarsi. Però Miss Fortune, complimenti. Non ti smentisci mai. Arrivo! No! Attenzione, i danni! E... Aiuto! Mamma mia, l'Ignite! No, ma c'ha il Triumph, Leona, col Triumph! Magari è così che si gioca, non lo so. Io Leona lo gioco in un altro modo. Effettivamente, per come giochi io Leona, hai il Triumph, quindi... Non posso dire nulla. Va bene. Che tragedia tirar giù sti due! Va bene. Diamo il Rabadonzio. Mo li spacchiamo. Dopo ci facciamo un Void Staff. Boh, oddio, abbiamo già... Abbiamo 16 e 18.
34 i Magic Pen. Caterina quanto ha? 48. Non so il Void Staff quanto mi faccia comodo in questo momento. Jesus. Oddio, ho visto un flash. Bella fieri. Ottimo, bravi alleati. Cosa stanno facendo? Uffete. Difendo io! Timo il difensore, ragazzi. Timo Chiellini, non passa nessuno. Olè! Minchia, quella lì con la Lich Bane. Però con la Lich Bane non aver preso il Rabadon, quindi non lo so. C'è un po' di funghi qua in giro. Oh! Ma come scappa? Guarda come scappa. Ma ha flashato, vero? Fungo. Aia! Mannaggia, che danni sta Miss Fortune. Niente, lo Smurf Platino non mi ha salvato purtroppo. Niente, ho perso i staffi Magi con questa morte. Cioè, faremo una ragione, fammi un po' vedere. A sto punto mi sa che vado di Morello. Fieri, avresti voglia di giocare una bella leona che bullizza tutti in top? Grazie Fox, 10 mesi, è tornato. A parte sto account non penso di averla. Poi, no, oggi voglio fare... voglio fare un po' di troll che one shottano. Grazie a Resub. Andrò con questo, ragazzi. Perché se no Seth e Viego si refullano. Anche un po' Miss Fortune con Lial. Quindi andiamo così e passa la paura. Il Morello poi aiuta anche, perché se noi riuscissimo a beccare Seth magari con un fungo a poca vita, dimezzandogli la guarigione, potremmo killarlo. Comunque intelligente, perché Trinket rosso, principale counter di Teemo. Ah, però, dritta sul fungo. Lo Smurf ci pinga di stare attenti e noi stiamo attenti. Ok. Sì, Miss Fortune. Sì. Ah, Bocelli Power. Easy. Easy kill di veleno. Nidalee non serve a un cazzo in tutto ciò. Oddio. Uffete. No, Leona, no! Mamma mia, perché Leona fa più danno degli altri? Ah, ma c'è pure la Shin, ma che cazzo. Frozen Heart first item, ma... bah, io avrei da ridire, però va bene. Um...
Dai, facciamoci l'Horizon. La fine, ok, con la Q non lo procco, però i funghi, se li sparpaglio, questi qua iniziano a finirci sopra alla fine, quindi va bene. Se riesco a fidarmi abbastanza, probabilmente, cazzo ne so, una leona che finisce, cioè una leona no, una Katarina che finisce su un fungo potrebbe rimanerci. One kill, one shot, one kill proprio. Chi lo sa. Io li piazzo, poi vediamo che succede. Siamo funghi ovunque, vediamo un po'. Dark Harvest, prendo volentieri. Forse col Dark Harvest... Col Dark Harvest l'avrei killata. Se avessi avuto il Dark Harvest in canna... Avrei fatto coat, attacco, sarebbe morta. Angolo rotture. Non si passa. Easy. Unstoppable. Beh. Niente. Timo troppo forte, by the way. L'ha sentito, secondo voi? Secondo me l'ha sentito. Il team del one shot. Ecco qua. Niente. Però vedo che già due trinket rossi qua si sono evoluti. Oh! Buffete! Mi manca poco per l'Horizon. Buffete! Ok, anche i miei 8 attacchi fanno un botto di danno, cioè 280 danni sul colpo e 420 overtime. Ok. Se qualcuno becca sto mamma, eh no, c'han 1000 trinket rossi, non lo prenderanno. Non lo prendono, ma se lo prendono, a parte ce ne sono tanti altri funghi. Ah, io vorrei anche fare il livello 16 per avere i funghi maxati. Così divento veramente un campo di tartufi. Grazie, grazie. Quello glielo lascio, non sono così cattivo. Provo a prendere la top lane. Ok, funghi maxati. Ora fan tanto danno. Oddio quanti. Oddio, tutto il team c'era. Mannaggia. Me l'aspettavo che fosse tutto il team. Tutti lì, vabbè. My bad, non ho visto. Devo mettere... No, devo mettere le guardie, non le ho. Oh, sì. Un po' di danno. Erano ancora i funghi normali, adesso sono quelli maxati. Posso carriarne fino a 5 alla volta. Omge! Oh, si sta morendo gente così. Comunque, Nidalee, ragazzi, è tipo un Sauromat 2.0. Cioè, build randomica, tutto a cazzo. Una bot che press di attack, poi va a P. È un Sauromat 2.0. Elisir si vola. La base. Nemici. Lulu è molto arrabbiato. Lulu non è Smurf Platinum, ve lo assicuro. Ve lo certifico. Guarda, guarda, mamma che salto. E che quando gioco Teemo è sempre nell'angolo rottura. Nell'angolo rottura non ci arrivo al 16 perché surrendano prima.
Non ho mai visto ma è un mortaio. È un mortaio sto Timo, ma che cazzo. Cioè guardate che distanza li lancia, non l'ho mai visto un Timo al 16. Dante. Easy. Attenzione, il platino salva tutti. Ah, che cazzo sono tutti sti trinket rossi. No! Lui scrive no! Not now! Ecco, poi mi pinga. Cazzo, mi hanno spottato. Timo, you're dead. Ok. Sono morto, ragazzi. Spammate, piangete in chat. Piangete la mia morte. Ops! Cos'è successo? Cos'è successo? Che succede? Oh, attenzione. Viene nessuno? Timo livello 16 è esso stesso un angolo rottura intero. Non serve aimer quando sei Timo livello 16. Ecco qua. Timo è l'intero angolo rotture quando è livello 16. Vabbè, nel senso, guardate le stack di Mejai. Ecco qua. Grazie al Lulu che è Smurf. Great shot calling. Great shot calling. Timo, you are dead. Va bene. C'è una nuova notifica. Lo Timo, so che non dead. Accetti richieste, ma mi giocherai mai un Malz? Grazie, Eddie, per i 25 mesi, bentornato. Un Malz, ma Eddie, ma Malz non mi piace. Mi sembra un champion così brutto, così noioso. E poi già in combo posso capirlo, quando facevamo Malza Yorick, la bot degli schiavi e facevamo lo stormo di schiavi così. Però, cioè, Malza da solo non mi ispira più. Poi l'hanno anche nerfato, non si gioca più, non lo so.
Timo Broken Champion, è vero. È vero. Anna, mi raccomando, annota che questo game dovrà il titolo e la copertina di questo game dovranno avere a che fare con Lulu, che è Smurf dal platino, di conseguenza ha carriato il game con il suo Great Shot Calling.